Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Patrizia Perrone, sono una medium sensitiva e una ricercatrice sperimentatrice della guarigione in transhealing e mi occupo della lettura dei registri akashici. La mia formazione negli ultimi anni è avvenuta presso l'Arthur Findlay College di Londra e fin da bambina mi sono accorta di possedere delle doti medianiche che però purtroppo ho dovuto comunque tenere solo per me. Perché comunque quando ho comunicato alla mia mamma e alla mia famiglia ciò che vedevo e che sentivo, fui sgridata, perché mia nonna mi diceva che i morti non andavano disturbati, che non dovevo dire a nessuno ciò che mi accadeva perché mi avrebbero presa, per una bambina solo bugiarda, e quindi, ho tenuto per me per tantissimi anni questo grandissimo segreto. Tra l'altro io non avevo paura di ciò che mi accadeva, ma anzi ero incuriosita perché volevo capire perché e cosa mi stesse accadendo. E per cui per anni ho tenuto tutto così, nascosto, diciamo, agli altri, finché poi crescendo ho cominciato comunque a interessarmi per capire meglio attraverso lo studio, la lettura di tantissimi libri, ho iniziato a frequentare convegni, seminari. Ho conosciuto anche delle medium che in qualche modo mi hanno aiutato a capire esattamente cosa mi stesse accadendo e che quindi non ero proprio una fuori di testa. Però ho continuato a tenere tutto questo per me fino a circa 20 anni fa, quando ci fu la morte della mia mamma, e da lì accaddero diverse situazioni che mi fecero capire che era giusto che io in qualche modo mettessi al servizio degli altri ciò che mi arrivava per poter aiutare gli altri. E il mio studio quindi si è approfondito sempre di più e questo mi ha permesso di arrivare dove sono oggi, anche se sicuramente, pur avendo una grandissima consapevolezza di ciò che è il mondo spirituale, la medianità, penso di non aver finito il mio percorso perché non si finisce mai di studiare, non si finisce mai di imparare, non si arriva mai, non c'è un capolinea, secondo me, è solo un arricchimento costante. Io sono qui oggi per rispondere a una domanda che mi viene spesso posta da diverse persone a cui presto così il mio servizio ed è quella cosa fanno i nostri cari oltre al velo e come stanno? Bene, vi posso garantire che loro stanno bene, molto bene, e la prima cosa che loro comunicano ai loro cari attraverso di me è questo grandissimo senso di leggerezza, di una pace interiore meravigliosa che provano subito dopo il trapasso, perché si spogliano di questo corpo fisico, per cui si spogliano di quello che sono tutti i dolori, pregiudizi, giudizi, ed è una sensazione bellissima. E invece su quello che fanno, per la maggior parte, proseguono in qualche modo quello che erano i loro sogni nel mondo materiale, ma in una realtà diversa, coltivano i loro hobby. E lavorano anche per stare al nostro fianco, per aiutarci nel nostro cammino. In particolare mi ricordo di una ragazza che ho canalizzato, che è trapassata molto giovane, e la mamma mi aveva chiesto un messaggio perché voleva giustamente capire cosa stesse facendo la figlia, e mi è arrivata proprio un messaggio bellissimo, dove lei mi diceva di accogliere tutti i bimbi molto piccoli, quindi in età prescolare, e aveva il compito di insegnare loro la pittura, a scrivere, e quindi faceva in pratica quello che avrebbe voluto fare in vita. E la mamma, in effetti, con un'immensa commozione, mi confermò che in effetti la bambina, la figlia, scusate, aveva studiato per diventare maestra d'asilo. E questa cosa ha riempito il cuore di gioia, oltre che a me, ovviamente alla sua mamma,
perché sapeva quanto per questa figlia fosse importante. Quindi quello che voglio dirvi è che loro stanno bene, sono sereni e sono sempre al nostro fianco in ogni momento della nostra vita. Io vi saluto, vi invio un immenso abbraccio virtuale e ciao a tutti.